Ma buonasera carissimi, carissimi, come mi state? Ben ritrovati con l'Adventure Tuesday, perché adesso non sarà più l'Adventure Wednesday, ma sarà l'Adventure Tuesday con la Metal, con Jesse Fox. Sì, cazzo, morivo dalla voglia di rigiocare a sta cafonata. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, ci sta, ci sta. Oh, cazzo, dovevo modificare, devo spostare in là la cosa, la webcam, vabbè, ma sti cazzi, dai. C'è sta, c'è sta. Non c'ho voglia. Arrivai al parcheggio nord. C'erano camion e contenitori dappertutto, ma là? Volevo nascondermi nel camion giusto. Numero seriale 233980. Ma Machine Gun Mike mi stava aspettando alla ricerca di vendetta. 233980. Ricordatevelo, eh. Allora, raggiungi l'entrata nord. Intanto togliamoci. Se ovviamente ricordiamoci i pulsanti. Perfetto. Allora, io voglio. Grazie. Perfetto. Bene. No. Forza Fox, lancia qua il tuo ridicole granate. Ma vedo un lanciarazzi là. Nope, Mike lo spruzzatore. Perché spruzzatore? Perché spruzzano le tue viscere da tutte le parti. Stronzo! Jesse Fox vs Splash Mike. Porca boia. Vabbè, ma aspetta. LOL. Lancia missili. Calmo. Ok. Dove sta? La madonna! Stai buono? Perfetto. Dove cazzo sei però, Mike? Che cazzo mi ha dato, la granatiater? Hoppa! E la merda! Come cazzo si sparava? Non mi ricordo! Non mi ricordo più un cazzo! Allora, tanto per non saperne leggere e scrivere. Ah, ok. Perfetto. Con la levetta. Sono stupido. Sono stupido. Ok, vabbè, questo l'abbiamo già guardato, dai. Boom. Splash Mike. Dai. Subito. Via, 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 via. No. Cristo. Perfetto. Toh. Faccia di merda. Un razzo. Grazie. No, ho sbagliato tantissimo. Sono morto. Mi sono fatto la bua. Via. Se vabbè, ma vaffanculo. Mi sono fatto la bua. Mi sono fatto. No, granate. Oh, ma è un po' Souls-like sto gioco, eh. Cioè, è molto punitivo. Ma molto punitivo, porca puttana. Dai. Vabbè, ma è un trial and error. Se fa, se fa. Piglia! Via! No! Select! Che porco! Grazie! To! Dai, spacca questa! Grazie! To! Spacca questo! Grazie. Toh. Via! Cazzo! Perfetto. Spacca! Bravo. Toh. Spacca. Ma no, però! Questo è scorretto! Questo è scorrettissimo! Era un carro armato robusto. I missili graffiavano una bella verità. Ma no, dai, stiamo facendo fuori! Ma perché l'ha attaccato alle spalle? È il punto 1 di molti modelli. Stavo provando l'intera armatura. Così che tutte le parti erano resistenti, tranne il retro. È giusto, è giusto. Colonnello, anche te. Porca troia! Vaffatelo a mettere nel culo. Vai a cagare.
È un figlio di puttana, però, sto Splash. Sto Mike Splash, mamma mia, va bene. Però ora sappiamo che è il retro il punto debole. Dai, so che fa marculo adesso, Splash Mike. Allora, prendi questo. Via! Mamma mia, mamma mia. Là. Spara! Ho sbagliato tantissimo. Ok, ma il retro è quello. Ma era il retro quello! Ma quello era il retro! Dai, cane! Cane rognoso! Sì, vabbè, ma sono già in... bene, bene, bene. Dai, caro. No. Maledetto. Era un carro armato. Ok, sì, devo prenderlo da dietro, lo so. Guardate. Bendati tutto. Sbagliato tantissimo. Mamma mia! Sei un po' una merda, eh! Dove cazzo sei? Vabbè, ma adesso tu mi becchi tantissimo. Dai, cane! Dove mi nascondo adesso? Non ci credo. Non ci credo, dai, non ci credo mai. Non era infrangibile quello. Allora, prepariamoci già qui i kit di pronto soccorso, perché ho capito che qua i kit si sprecheranno. Vai avanti. Grazie. I kit qua servono tantissimo. Tra bende e kit. Allora, no, non l'ho preso mai, non l'ho preso mai. Non l'ho preso mai, non l'ho preso. Ok. Piglia il lanciarazzi. No. Spara questo. Grazie. No. Spara questo. Spara qualcosa. Spara questo. Ok. Bravo, tu spara questo, maledetto. Ok. Veloce, 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 veloce. Dai, dai. Dai, 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 non ci credo mai nella vita che hai fatto sta furbata. Sì, vabbè, ma non è giusto però che tu usi anche quello. No. No. Ma adesso mi becca tantissimo. Sto morendo male. Sì, ho capito. Sì, ma dai, dai, ti prego. Sì, vabbè, però nemmeno con la schivata riesco. Ah, santa pace. Ci sono quasi, però, eh. Dato la natura trial and error di sto gioco, devo morire 10-15 volte e dopo passo. E dopo ce la faccio. Ok. Dai, eh. Piglia
piglia il lanciamissili immediatamente. Boh. Ma però, ma... perché non me lo equipaggi? No. Spara! Là. Spara a questo. Grazie. Va bene, dai, ci sta. Spara a questo. Boh. Adesso dovresti cominciare a spararmi con la mitraglietta. Noi invece no! Scappa! Sei una merda! Mitraglietta! No, non spara con la mitraglietta. Che cazzo? Sì, vabbè, ma sono scopertissimo! Secondo me è meglio che mi tenga quelli centrali. Nell'eventualità delle cose. Sì, ma se io faccio una roba alla Metal Gear Solid e gli provo a dargli un comitato d'accoglienza con una granata, dite che faccio qualcosa. A provare non costa nulla. Ma ho sbagliato tantissimo! No, sì, gli faccio letteralmente una ceppa di minchia. No, devo tenermi con la centrale! Cioè, vaffanculo, da là m'hai beccato! Se... Ah, ok, forse penso di aver capito come fare. Ci penso io adesso. Ci penso io. Forse è meglio che continui a distruggermi le cose, le casse, tenendomelo sempre da dietro il culo. Madonna, quanto ti faccio male adesso. Allora, subito, subito, il lanciarazzi. Via! No, prima questo. Ok. E ti sparo qua nel culo. Poi questo. Ok, e ti sparo qua nel culo. Ora questo, correndo velocissimo, ma molto veloce, ti sparo qua nel culo. Via, 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 veloce. No, cazzo. Stay charge. Ma buone feste anche a te. Come mi stai? Sei sopravvissuto al Natale, il pranzone, a tutto quanto? Sei ingrassato 2 kg in più, se non di più. Almeno io sono ingrassato 2 kg, Raccontami, raccontami. Porco can... Vaffanculo. Porca miseria. E intanto le sto prendendo tantissimo, da sto carro armato cane di merda. Hai mangiato bene, hai mangiato tanto. Hai bevuto... No, hai mangiato bene, hai mangiato tanto, hai bevuto il giusto. Non si dovrebbe dire così, però... No, non l'ho ancora finito, perché purtroppo l'ho ripreso, poi l'ho mollato, poi l'ho ripreso, poi ho avuto problemi di internet, cazzi e mazzi. Però adesso, dai, sono ben intenzionato a finirlo tantissimo. Adesso poi in sovrappeso pure io. Sopravvissuto, adesso devo aspettare l'ultimo dell'anno. E quello mi spaventa, sinceramente. L'ultimo mi spaventa tantissimo. Diciamo che ho... Merda. Vaffanculo. Ho esagerato a Natale. Ho esagerato a Natale, ammetto. Purtroppo sì.
Anch'io praticamente sono qua che dico, ma come cazzo si batte sto carro armato di merda? Comunque ammetto di aver esagerato un botto a Natale. Ho mangiato un botto sia a mezzogiorno e un botto sia alla sera. Alla fine mi muovevo così, mi tenevo lo stomaco. Comunque tutto sommato, dai, non è stato neanche un brutto Natale. Il brutto è che praticamente adesso sono tornato al lavoro, sono carico come una merda e pensavo di stare a casa dal 31, invece anche il 31 devo andare a lavoro. Yeah! Che bello! Questo proprio mi fa... mi ha fatto piangere. No, dai, ha distrutto quello, non è possibile. Sì, vabbè, però solo granate mi dai. Cazzo! Ah, solo due missili? Ah, ne ho speccato uno, non ci credo. Però se li sto distante non mi becca. Via! No, cazzo però. Yes, ah, dai, l'ho beccato. Caricamento cannone. Lui spara, io schivo. Perfetto, forse sì. Forse potrei aver capito. Vai a fare in culo, ho capito un cazzo. No, in basso a destra praticamente è il nick del canale. No, neanche del canale, è il Solidus, è sempre quello, è il mio nick. Autoreven TV praticamente è il nome della TV. Tutto qua. Ho ricreato praticamente una sorta di canale televisivo. Ma il mio nick è sempre il Solidus. Cazzo, ho sbagliato tantissimo. Adesso non ho più razzi però. Diciamo che essendo che il canale lo tratto come se fosse un'emittente televisiva, allora l'ho chiamato Autoreven TV. Però il conduttore, che sono io, è sempre il Solidus. Vaffanculo. Sì, lo so, sono fatto male, Stay Charge, lo so. Non è colpa mia, mi disegnano così. Allora, abbiamo un problema qui, che non so come cazzo battere sto carro armato di merda. E la cosa mi sta facendo urtare... Merda, ho sbagliato. Mi sta facendo urtare il sistema nervoso centrale. Tu mi dai il razzo e io sparo a questo. Tu spari, io schivo! Se vai a cagare, però... No, aspetta che spara quello centrale. Esatto, vedo che hai colto il senso. E io mi disegno purtroppo. Io mi disegno così. Sì, ho capito che è un carro armato resistente. No! Sconditi! No, ho sbagliato! No! Mamma mia! Dai, prendi! Allora, ce l'ho per di là! Ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Adesso spara con queste. E io sbaglio, vabbè.
ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Minchia. Allora è là. Sì, lui sta caricando. Vabbè, ciao. Sì, ho finito anche i cosi. Bella. Bella. Un secondo, Charge. Dai. L'ho fatta! Ce l'ho fatta! Un secondo, eh! The driver showed up a few minutes later and unknowingly aided my escape. And the military didn't find it weird that everything in the northern parking lot was destroyed? Who knows? Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! But the truck driver must have seen all that destruction. Well, you know how military grunts are. Aspetta, adesso bevo. Ho dovuto chiamare la barista. Porta pazienza, Charge. Anzi, dato che sei qua, ti faccio anche lo sciottino. E sono un poveraccio. No, non so, non posso permettermi il terzo schermo. Non ho spazio. Non ho assolutamente lo spazio. Là. A posto. Allora. Problema da ingegneri. In conclusione, sei fuggito a nascondere in quel camion? No. No. È arrivata la barista. Grazie. Grazie, carissimo. Quindi, qui non è una colpa mia, molto conveniente. Ah, ma quindi si è nascosto nel camion. Fox, do you copy? Fox, mi ricevi? Ehi, hey, il paparazzo del cemento. Paparazzo del cemento. Concrete paparazzi. Concrete paparazzi, lol. Mi piace, come va la tua fuga? Faccio progressi. Al momento sono nascosto su un camion. Le comunicazioni sono bollenti. Li hai davvero fatti incazzare, Fox. Immagino che abbiamo entrambi il dono di far incazzare la gente. Mi dispiace aver battuto sul cemento, a proposito. No, non preoccuparti. Meglio avere il senso dell'umorismo e stare in gabbia che stare in un blocco di cemento. A proposito, me li hai visti, vero? Ho visto cemento dappertutto, Robert, ma niente di grosso come quello che hai menzionato. Ah, bene. Mandami una cartolina quando arrivi a casa, amico. Sicuro. Passo e chiudo. Bene, ci diamo un giro con lanciarazzi e li ammazziamo tutti. Alla fine il camion si fermò. La sua destinazione era un piccolo porto di proprietà, una base clandestina. Sembra che le scatole sul camion dovessero essere trattate via mare. Sembra un porto. Appena arrivati, si sentì una conversazione fra l'autista e un ufficiale dell'Angla. Sentiamola, dai. Sentiamo l'epicità. Hai intenzione di dirmi che cosa diavolo vi stai portando a quest'ora della notte? Signore, ho l'ordine di inviare questo carico via mare. Cazzo! Mi hai svegliato per questo? L'ho già detto al vostro ufficiale. Tutte le operazioni marittime sono cancellate. Stiamo aspettando l'arrivo delle testate nucleari e non carichiamo niente fino a nuovo ordine. Di cosa, Staycharge? Di cosa? Dovere, dovere. Anzi, carissimo, se vuoi entrare nel... Oh yeah! Oh yeah! È praticamente il tema di sto gioco, questa, in tutti i sensi. Stay charge. Stavo dicendo, se ti fa piacere entrare nel mio canale Telegram per sapere quando sarò in live la prossima volta, il link te l'ho inviato e tante care cose. Eccolo Red che lurca nell'ombra e arriva, ti aspettiamo, Redone. Lurca, lurca. Dove cazzo devo andare?
mi sono perso. Che devo fare? Cazzo, mi sono perso. Mi sono perso una roba. E quindi? Che fo? Che fo? Mi sono perso un passaggio. Che fo? Chiamo il colonnello. Colonnello, siete lì? Sono qui, figliolo. Sembri nervoso, va tutto bene? Dove sei? Sono fuggito con un camion. Ora sono nell'hangar di un porto. Questa è una buona notizia. Trova un telefono e chiama. Non così in fretta, colonnello. È un porto dell'esercito X. Non sono ancora salvo. Ho nuove informazioni sull'operazione Jericho. Ho appena sentito una conversazione. Sembra che stiano aspettando testate nucleari. Si stanno sempre le testate nucleari. Impossibile. Sei sicuro? È quello che ho sentito. Non può essere. Non si tirano fuori dal nulla le testate nucleari. Così. Sono severamente disciplinate. È possibile che le abbiano rubate? Non abbiamo notizie di un furto in nessun paese. Beh, certo, vabbè. Se non rubate, o un paese le ha nascosto, o è successo mentre ero in prigione qui. Ah, ma guarda che praticamente non è un canale privato. Cioè, l'interazione social è zero. Praticamente è pubblico. Io linko quando sono in live e metto il link. Tutto qua. No, no, ma io sono come te, eh. Sono diversamente asociale. I contatti sociali voglio che siano praticamente il... che rasentino... il... no, il nulla, ma il minimo, proprio minimo, minimo, minimo. Per questo l'ho fatto apposta a fare pubblico e non privato. Allora, esci dall'hangar. Va bene, io vorrei anche... granata, granata. Mi danno un dotum. Mi state dicendo che devo usare le granate? Sì, vabbè, ma scusa se... Olla. E se io faccio così? Ok. Perfetto. Scusa, Jesse, scusa. Ti chiedo perdono umilmente. Se io ho presupposto che si potesse fare anche così, tu mi hai detto di no. E allora sti cazzi. Allora, scatolina. Mi metto a picchiare. Vabbè, però non pensavo che una testata nucleare potesse esplodere solamente picchiandola. Dai. E poi sono giustificato, lo so che sono sempre danni, però dai, porca puttana. Cioè, io posso capire, capisco tutto, un proiettile, un qualcosa, niente, ok. Come su Metal Gear praticamente ti bloccavano le armi a te, però le guardie là, cioè, rimanevano attive. Ma se io prendo a pugni una testata nucleare non esplode. Ah beh, quella è stata epica, eh. Quella è stata epica, quella miscela. Mamma mia, che ridere. Ecco. Ehi, Leonard, guarda il prigioniero. Leonard, non Mike. Quei tizi erano Leonard, Mike non sta bene agli ingegneri, lol. Daranno noi il merito? Figurati. Sono stufo che si prendano gioco di noi. Solo perché siamo ingegneri. Hai ragione, Leonard. Ci trattano con sufficienza perché non abbiamo un fucile. La nostra arma è il nostro cervello. Ai controlli. Diremo loro che abbiamo affettato il prigioniero. Attivazione della sega. Ragazzi, voi siete ingegneri. Non giocate a fare i soldati con me, ok? Non mi farò del male, andiamo. Fatemi passare, vi darò delle figurine. Vaffanculo. Bene. Non so cosa abbiamo su quel computer, ma state per perdere tutto il lavoro non salvato. Le seghe erano controllate ai terminali. Dovevo solo distruggerli. E con tutto il rumore dell'hangar, qualche esplosione avrebbe attirato l'attenzione. Ma dovevo fare attenzione a uccidere. Te pareva che c'era il trucco.
e curarli nel caso si fossero feriti. E ti pareva, eh? Sì, no, no, ma Red, guarda, capisco, capisco, ma io i social... Cioè, ho conosciuto più bella gente qui da quando ho cominciato a streamare che utilizzando i social. Vedi un po' te, vedi un po' te, Red. Comunque sì, ho capisco il tuo punto di vista, però io sono un tipo diversamente sociale, mi piace definirmi così. Allora, se io faccio così... Ma dai! Ma dai! Ma dai, non è vero mai! Se vabbè, ma va... ma va... vaffan... Vaffanculo, eh. No, vaffanculo. No, ma veramente vaffanculo. Paolo, sai che io ti lovo tantissimo, Red. Scusa un attimo, carissimo. Non ti puoi appiccicare alla cosa e passare di là? No, perché sennò quello come lo attana... Ah, forse... lo attanappo così. Lo attanappo così. Che c'è? Stay charge. Dica, dica. Che ti turba? Che ti turba? Sì, vaffanculo però, cioè... vabbè, allora sti cazzi. Oh, vaffanculo. No. Posto, via da... Sì, no, vabbè, ma allora è stronzo. No, ma allora il gioco è veramente stronzo. Ma... Perdonatemi. Ma nel senso, brutta sensazione, che una volta che li avevo fottuti tutti cominciava a schizzare la lama o altro? Ma sì, ora li sparo. No! Ma scusa. Ah vabbè, ma allora è una cagata. Cioè allora, cioè, si fanno male. Vabbè, vai a cagare, toh. Sì, uno sta morendo, ho capito. Prima quello, curalo! Cioè, sto gioco non può essere così stronzo anche in sti punti, dai. Posso capire i boss, ma porca puttana. Ma porca puttana. Allora, veloce. Veloce. Vaffanculo, colpa mia qua. Colpa mia. Proprio, proprio. Proprio. Allora. Là, via. Veloce. Là. 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 Ho colpito il tecnico. Ok. E non è morto sul colpo con la granata. Ok, no, va bene, lo accetto. Lo accetto tantissimo. Dai. Allora. Veloce. Uno. Veloce, 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 veloce. Cura. Veloce. Olla. Io posso e l'ho fatto. Io posso e l'ho fatto. Comunque il gioco è uno stronzo. Oh no, no, dai. E ne ho solo uno però adesso. E due. Sì, ma ne ho due. Vabbè, ma scusa un attimo, eh. Ma vuoi proprio... Ma vuoi proprio il kit?
O posso usare anche le ben... Ah no, ma aspetta, ce ne sono. Calmi. Una qua e una qua. Boh, ok. Grazie di essere stato qui con noi. Stay charge, alla prossima. Buona cena. Allora, sti stronzi maledetti vogliono questo. Allora, uno, due, tre. Veloce. No, prima quello, veloce. Là. Ma quello si è inglobato. È inglobato dentro. No, per fortuna. Sì, vabbè, ma non si può fare così, sono proprio stronzi. Figliolo, mi ricevi? Ci vuoto, colonnello. Corri in quell'hangar? Sì, colonnello. Sto ancora cercando di capire come uscire da qui. A proposito, sapete una cosa? Hanno un sottomarino da salvataggio. Salvataggio? Non mi sembrano tipi che vanno in giro a salvare la gente. Andrò dentro a dare un'occhiata. Forse posso uscire da qui con quello. Oh, non è un caso che sia giallo il sottomarino, è Yellow Submarine. Allora, intanto noi, per non saperne leggere né scrivere, tec. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro lo Yellow Submarine. C'è un cazzo o non c'è dentro lo Yellow Submarine? Beh, guarda cosa abbiamo qui. File. Leggendo quei controlli, leve i cassetti, riuscì a scoprire il diario del sottomarino. Conteneva dettagli sull'ultima missione, un'operazione di salvataggio. I dettagli non avevano attirato la mia attenzione al principio. Ma quel diario conteneva esattamente le risposte che stavamo cercando. Quindi? Ah, devo leggere il file? Il quarto documento era il diario di un sottomarino da salvataggio. Menzionava la sua ultima missione, un salvataggio di un'uscita avvenuta una settimana fa. Il bersaglio era un sottomarino in avaria. Il K278 Komsomolets, per via del fuoco a bordo nel mare di Barents. A quanto pareva, due testate nucleari erano state recuperate tra loro. Le testate coinvolte in operazione Jericho. Il terzo file operazionale era piuttosto eloquente. Ah no, vabbè, questo... Okay. Hai capito. Colonnello, hai scritto qualcosa, Fox? Ho trovato un diario, una missione registrata. Dice: missione salvataggio profondo completata con successo. Data di rientro. Cazzo, una settimana fa. Continuerò a leggere. Salvataggio nel mare di Barents. Obiettivo: sottomarino K278 Komsomolets. Dannazione, il Komsomolets. Ne avete sentito parlare? Naturalmente. È un sottomarino sovietico affondato dopo aver preso fuoco. Ma non penso che ci sia una connessione fra questa feccia e i sovietici. Forse sono una fazione russa e sono andati a salvare i loro compagni? Sì, ciao. Ma stavano cercando di scambiare i membri dell'equipaggio con bombe russe o qualcosa del genere? Fox, questa non è una operazione di salvataggio. Ma il diario dice: il Komsomolets è affondato più di un anno fa. Non c'è anima viva là. Non stavano trasportando persone, era qualcos'altro. Colonnello, con cos'era armato sottomarino? Per quanto assumiamo, due missili nucleari. Cazzo! Ecco le testate nucleari per l'operazione Jericho. Gentilmente donate dall'Unione Sovietica nel gioco Chi Trova Tiene. Se ciò che dici è vero, devono tirare su quei missili dal mare e portarli in un laboratorio. L'intero Komsomolets deve essere stato contaminato dalle radiazioni. Quindi avranno bisogno di un sarcofago. Un sarcofago come quello di Tutankhamen? Avete fumato, colonnello? Non fare l'idiota, Fox. Un sarcofago è qualcosa che contiene le radiazioni, impedendo a chiunque di morire mentre trasporta la merce. Deve essere qualcosa di spesso, pesante. Come due blocchi di cemento? I famosi... Cazzo, devo chiamare Robert. Fox, aspetta. Cosa c'è, colonnello? Sento dei passi. I soldati stanno verso la stanza.
Dannazione. Penso che sia arrivata la mia ora. Ascoltami attentamente, figliolo. La situazione è critica. Devi fuggire il più presto possibile e chiamare la cavalleria, capito? Il destino di numerose persone dipende da te, Fox. Colonnello Harris, chiudo. Questa fu la mia comunicazione con il colonnello Harris. Pesante. 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 Allora, ovviamente... Colonnello, mi ricevete? Colonnello? Merda, devo non averlo preso. Devo chiamare Robert. Qui Jesse, mi ricevi? Ti sento, sì. Fox, sembra che stiano trasferendo un prigioniero. Qualcuno ha chiamato Alan Harris. Lo so, sai cosa hai intenzione di fare? Non ho idea, Fox, ma l'ordine è vato ai piani alti. Gli hai fatto davvero incazzare, amico. Fai attenzione, forse lo useranno contro di te. Lo terrò in mente. A proposito, devo dirti qualcosa al potere del tuo cemento gigante. Non dirmi che l'hai trovato, amico. Sei una bomba. Non so dove l'hanno usato come sarcofago. Non so dove, ma l'hanno usato come sarcofago. Sarcofago? Come quello di Tutankhamen? Hai fumato qualcosa, Fox? Naturalmente no. Intendo un grosso contenitore per contenere radiazioni. Radiazioni? Ti prego, dimmi che non sono bombe nucleari. Lo sono. Da un sottomarino sovietico affondato. Merda. Ecco perché così tanta segretezza e sorveglianza. Complimenti, Robert. Non sei stato catturato per qualcosa di banale, ma per delle armi nucleari. Cazzo, cazzo, cazzo! Questa notizia è una bomba! È il modo letterale per dirlo. Tienimi informato, amico. Voglio sapere tutti i dettagli. Lo farò, Robert. Passo e chiudo. E se io chiamo l'altro? Qui Jesse, passo. Mi risponde un gran suca. Va bene. Allora andiamo avanti. Salva. Questi salvataggi automatici mi spaventano. Sì, ma erano solo due le bombe nucleari, però, a meno che questi non siano solo missili balistici. Perché c'è un contenitore per riciclo? No, così tanto per chiedere. Alla fine troviamo un contenitore per la differenziata, ne avevo bisogno. Perché diavolo hai bisogno di un contenitore per la differenziata? Per buttare della roba. Ma non potessi buttarli per terra? Ovviamente è un ecologista il nostro Jesse Fox. Dimmi che non sarebbe stato irragionevole. Tenente, non abbandoni i miei principi al primo segno di avversità. Capisco. Ora, perché ti sei sbarazzato di oggetti che potevano tornarti utili in seguito? Perché più oggetti hai, più sei schiavo dei tuoi averi. LOL. E niente mi rende schiavo. Quindi buttai via tutto quello che non mi serviva. Un gesto comune fra i minimalisti come voi. Minimalista? Io? Da dove ti viene questa stupida idea? Guardatevi, siete arrabbiati e delusi. Come se avete fatto sesso minimalista. Come osi? Riposo, sergente. È quello che Mr. Fox sta cercando di fare. Siamo qui da molto tempo, siamo stanchi e anche un po' nervosi. Mr. Fox sta approfittando di questo per cercare di farmi nervosire con meschini insulti. Sperando che io lo attacchi e gli fornisca un pretesto per denunciarmi e tornare libero. Ma questo non funzionerà, Mr. Fox. Ecco, sono abituato a interrogare coglioni come te. Cazzo, mi avete sgamato, ufficiale. Vi ho sottovalutato. Cazzo, devo ammettere che siete molto in gabbo. Grazie, io... bene, continuiamo. Hai detto che ti sei sbarazzato di alcuni oggetti. Però la lusinga ci stava cadendo, eh. Carta igienica, carta gula, sigaretta, tutti nemica, metal detector, che è il sotterraneo, per il mozzicone di sigaretta, sale, acqua salata, mappa dell'edificio, busto... cioè tutto? No, gli occhiali da sole no, questi sono fighi. Va bene, Jesse. Va bene, ok. Ok, almeno mi ha tenuto, almeno le armi me le ha tenute. Ok, e quindi... dove andiamo? Chiave. Per cosa? Chiave. No, non è... È Jesse Red. Oh, ma è bellissimo, dai. Sono bellissimi i dialoghi di sto gioco. Io ho la chiave. Ok, per cosa la uso la chiave adesso? Tanto per... non saperne leggere. Ah, ok. Forse uso la chiave. Affanculo. Forse adesso uso la chiave per andarmene col sottomarino.
Però almeno vedi, Jesse Fox è ecologista, eh. E come già detto, non abbandona mai i suoi principi alle prime avversità. Questo gli fa onore. Questo gli fa onore. Dai, non posso utilizzare... No, dai, ti prego. Dove cazzo vado io con sta chiave? Proviamo a tornare indietro allora. Proviamo a tornare indietro, vediamo se... Se forse... In qualche maniera... Ma no, che due coglioni devo... Whoop! Wom. Hop! Allora, proviamo a vedere se tornando indietro... Magari da qua si apre. Chiave. E quindi dico io dove cazzo la uso io sta chiave? Allora, le bombe non le posso toccare perché sennò anche prendendole a pugni esplodono. Granata. No, kit e granata. Cazzo, me ne faccio tante di tutte queste granate. Uom. Hop. Allora. Nel sottomarino abbiamo detto niente. Eh beh, oh. È giusto, è disco. Chiave. Non ti possono aiutare, eh. Devi andare di qua, devi andare di là. Io so qua. La chiave non entrava nella serratura. Ah, cazzo, dovevo premere X. Sono stupido, dovevo... Giù, cazzo, è vero, in sto gioco devi premere un tasto per usare gli oggetti. Madonna, sono stupido tantissimo. Forse qui... Perfetto. Ho messo la chiave nella serratura, ho avvergiato il sottomarino e iniziò a muoversi. Impatto, aspetta che ti faccio lo sciottino, Red. Seriously? Now you can drive mini submarines? Nope. Never done it before in my life. But I found a manual. Can you read Russian? Of course not. Naturalmente no, era inglese, il sottomarino era americano. Fu un percorso piuttosto facile. Non dovevo procurarmi del livello di batterie, ossigeno, profondità, cazzate varie. In realtà era molto comodo, perché quindi avrei potuto vivere lì. Naturalmente, è un prodotto americano, cosa ti aspettavi? Certo, ma sapete come sono i veicoli americani? Esplodono praticamente a ogni contatto. Mai visto un film d'azione? Che due coglioni, no, ti prego. Comunque, ecco perché evitai ogni collisione. Non si sa, Red, non si sa. Sinistra. Quindi se io tocco per sbaglio il muretto, esplodo. Ah, vai a fare in culo, no, aspetta un attimo, Aspetta un attimo, Ma ok, è giusto, qualsiasi cosa che va a motore deve essere accesa con una chiave, porca mignotta. Ovviamente non può sparare qua, Piano! Ah, ma mi va giù l'HP! Badoglio cane tantissimo. Bene. Talvolta essere in guarding è più utile che... Vabbè, dai, lo so, sono stato stupido io. Allora. Piano. Merda. Su, piano. Piano, giù. Dai, piano. Piano. Là. Piano. Dai, su. Piano. Uff. È stata dura, ma ce l'ho fatta. Allora, vici. Oh, perfetto, possiamo... No, dai, non puoi venire... Ah, ma vedo dei siluri là. Bene. Allora, intanto noi ci facciamo una bella pisciatina. Perfetto. Intanto non c'è niente.
Allora, andiamo a prendere un po' di siluri, eh. Sì, non posso caricarli per cortesia. Cioè, io li voglio i siluri. Non potete dirmi che non posso equipaggiarmi i siluri. Ok. Ok. Li accetto. C'ho 50 missili siluro. Sono potente adesso. Ah, che due maroni, non posso credere. Devo tenere equipaggiato la chiave e poi equipaggiare i missili siluro. Mamma mia. Sì, vabbè, però parliamone. Parliamone però. Piano. Pianino. Adagio. Sì, se li ha messi tutti in tasca. C'è praticamente la borsa di Hermione di Harry Potter. Quella che ci entra tutto dentro. Piano, piano, piano. Però ne sono fatti entrare 50, eh. Merda, de musso. Dai, non ci posso credere mai nella vita. Io pensavo colpisse la mina, sinceramente. Pensavo sul serio che colpisse la mina. Oh, a parte gli scherzi, Sto gioco è fatto da... è indipendente ed è fatto così, un po' così. Ma va che è stronzo forte, C'è un soul, una sega in confronto. E non ho paura a dirlo. Porca puttana. Io ho capito trial and error, ma qua stiamo andando su dei livelli. Qui è anche colpa mia, Qui è anche colpa mia. Esatto, maledetto fuoco amico nemico. Sì, ma diciamo che ha piazzato la cosa, ha messo la mina in maniera un po' furba, che si credeva che il siluro nemico l'avrebbe colpita, Qua ammetto che ha fatto un po' una carognata. No, ma che fa... No, è fatto da Dio, sto calmo, sto giochino qua, però è stronzo, molto stronzo. Vabbè, ma quello è normale, Stay Charge. Qua i game over si sprecano, cioè, come dicevo prima a Red, un Souls-like è molto più gentile. Altro che Prepare to Die Edition, questo è il Prepare to Die Edition. Devo stare attento a non toccare i muretti. Devo stare attento a non beccare le mine. Devo stare attento a non beccare i razzi, i siluri. Via! Che cazzo però. No. Su. Ok, piano. Bella lì. Bene. Pianino, pianino. Cazzo, sono già a metà vita, vai piano. Piano, piano, adagio. Adagio. Capisci, Red, perché è stronzo sto gioco? No, ora comprendi? Comprendi il mio disagio mentale? Dio bom! Stay charge. Vaffanculo. Cazzo. Per poco non bestemmiavo tantissimo. Mi son fermato proprio sul filo del rasoio. Va qua, cosa devo fare? Cioè, ma Vara, cosa devo fare? Là. Piano! Adesso su. Su. Là. Piano.
Là, se vado su, posso andare su? Io non voglio andare su. Piano, piano, adagio, adagio. Pianino, pianino. Se mi fate saltare adesso bestemmio tantissimo, eh. State buoni. State buoni e state calmi. Piano. Ma qua mi va bene? Mi va bene? Raso terra! Vai! Eccolo! Bene. No, 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 no. Meglio, è meglio fare così, Piano. E se c'è stato questo, se c'è sto passaggio... No! Esatto, nella Die Edition si fa, cioè Manus. Manus è una merda in confronto a sto gioco. Adesso esplodo tantissimo, adesso esplodo tantissimo. Adesso esplodo tantissimo. Piano. Ah, boh, dai. Ho salvato. No, sono in come in buona compagnia. No, ma sei una merda. Ti piace ancora sto giochino, Red? È fatto bene, vero? È fatto benissimo. Puttana maiala. Porca troia. Perfino la murena, cazzo, c'è. Ma se po. No, non ci credo. Devo sparargli mentre ha la bocca aperta. Lol. Beh, dai, m'ha preso. Lol. Vabbè, se è così è anche abbastanza gestibile, dai. Merda. Dai, apri sta cazzo di bocca, però. Preso. Sì, almeno ha salvato nel punto giusto. Almeno quello, porca troia. Vaffaculo. Là. No, 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 dai, all'ultimo. E pensa che nella difficoltà più difficile, game over, devi ricominciare da capo. Non so se rendo, l'idea. Non so se, se rendo l'idea, game over, ricominci da capo. Non ci posso credere. Là. Cioè, ma è da malati, sto gioco. Là. No. Là. Là. Second try. Ci sta. Sono contento. Sono contento, second try. Oh, level up. Quindi, che abbiamo? Ciao, Seven! Ciao, carissima! Grazie mille del lurchino. Aspetta che io ti fa... Tu mi fai il lurchino e io ti faccio lo sciottino. Un secondo. Là. Scambio equivalente. Lurchino per sciottino. Te non sai, Seven, quanto ho bestemmiato fino adesso. Cioè, bestemmiato internamente. Anche se il caro Staycharge col suo bang posizionato al momento giusto
Mi ha fatto tirare il dio. Però mi stavo accorgendo che stava venendo fuori anche qualcos'altro. Allora, level up. Sanitario. Massimo kit di pronto soccorso più 4. Grazie, grazie Stay, è dovere. Sia per il mio infarto che per farmi sentire quella... Stammi tenere proprio borderline. Sono migliorato, addormenti le guardie e le trascini 2 volte più veloce. Beh, io lascio scegliere a voi, ma penso che la scelta sia ovvia. Io qua mi rimetto a voi come scelta, ma penso che la scelta sia ovvia. Mio pubblico, che scegliete? Sanitario, sono migliorato. Vedo che Red mi ha letto nel pensiero. No, no. Arcaboia, siamo ad un impasse. Siamo ad un pareggio. Red vuole sonno. Stay Charge vuole sanitario. Seven è in lurk. Non so se può decidere. E allora famo così. Famo così. Tagliamo la testa al toro. Facciamo scegliere ad Alexa. Ci sta? Ci state? Facciamo testa sanitario, croce sono migliorato. Ci state? Lo faccio? Perfetto. Alexa, lancia una moneta. È uscito testa. Mi rimetto a quello che ha detto Alexa. È uscito testa. Alexa, vaffanculo. È colpa di Alexa. Ah, ma aspetta un attimo. Tutti portano all'uscita o c'è... Ok. Ok. Lo accetto. Quello in centro era l'uscita. Via da sto cazzo di sottomarino di merda. La stupida Alexa proprio. L'ho detto pure io, stupida Alexa. Ok, dai, stage complete. Stage 7. Ok, Alexa. Red ti manda a fare in culo. Red, la sua risposta è stata: gli dispiace, non sono sicura. Ecco, abbiamo... Però sotto sotto ti lova tantissimo, Red. Comunque. Ok, cos'è? 10 milioni di dollari? Scusa? In banconote da 20, 50 e 100. No, scusa, ricco. Ricco? Roba inutile. Il vasino, da notte, non ci sta mai, dai. Ci sta. Niente di interessante. Sì, ma i 10 milioni di dollari. Vogliamo parlare? Sotto la pioggia e il freddo pungente, il destino del colonnello mi rosicchiava il cervello. Secondo Robert, lo stavano spostando. Era un'ispezione di routine? L'avrebbero riportato nella sua cella? Avrebbero trovato la radio? Era un vecchio noioso e seccante, ma temevo per la sua vita. Ma vaffanculo, Fox. Finché la radio non squillò, era il canale 1. Ma Fox, che te frega? Hai 10 milioni di dollari. Cosa è successo? State bene? Sto bene, Mr. Fox. Che è Mr. Bison? Ariano? Guardate, voi siete il generale X? Mr. Fox, l'hai saputo? Sei diventato una sorta di celebrità. Ciao. Beh, lui è Bison. È Bison Ariano, altro che... Quasi prima della tua iniziabile cattura. Bravo Red, bravo, bravo. Mi hai letto nel pensiero. Ma Jesse Fox alla fin fine, cioè, può essere un rude, uno stupido, un idiota, ma sa i principi, Sicuramente ci serviranno per corrompere qualcuno quei soldi.
E cazzo, sono morto già fin prima. Lo vedremo, generale. È Bison, No, è Bison. È Bison. È Bison ariano, perché ho visto che c'ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Ma l'uniforme è di Bison. Non mi stupirei che dopo se... che dopo ci fosse un combattimento corpo a corpo e mi usasse le mosse di Bison. Da sto gioco mi aspetto di tutto. Non c'è niente. Non è che... Dai! Sì, ma... Cazzo, è vero, Stagecharge, è vero. C'è anche il generale blu da tenere in considerazione, è vero. È vero, c'è anche il generale blu. Quello è il Red Ribbon. Talvolta è poco tempo per fare qualcosa. Aspetta il momento giusto. Vaffaculo. Coincidenze? No, io non credo. Porca puttana. Sì, dai, vai a cagare. Dai, non ti voglio rispondere. Vaffanculo, no, mi tocca, ma posso saltarlo per fortuna. Quindi adesso ci sono sti due stronzi che mi sparano. E se io gli lanciassi una granata Yeter? Sì, però vediamo, aspetta. Toh! Se io vado qua su? Allora, prima di tutto le cose serie. La natura chiama e Jesse Fox risponde. Salviamo la partita, va. Poi, qui c'è qualcosa di utile, spero di sì. Bomb... Sì. Ditemi che c'è... Altri 10 milioni di dollari? Cazzo, abbiamo 20 milioni di dollari? Cristo! Sì, ma no, Vaffanculo! Porca troia! Mamma mia, quanta voglia di bestemmiare che ho! Mamma mia, quanta voglia di bestemmiare che ho e non avete idea! Voi non avete idea del mio disagio. Grazie. Grazie, Stacy. Mi ci voleva. Però non avete idea, non avete idea del mio disagio. Io non pensavo che un gioco del genere potesse darmi così tanto disagio. Allora proviamo. Provo a sparare. Razzi non ne ho. Provo a sparare. Vediamo. No, niente. Faccio un cazzo, non li faccio. Merda. No, mi siedo anche bene, sì. Grazie, ci sta, ci sta. Grazie mille. Mi stavo spaccando la schiena. Vabbè, io a sto punto provo a fare una roba furba. Dai, so che passate per di qua. Dai, lo so che adesso praticamente mi fottete alla grande, dai. Ah, pure. Pure. Quindi, ricapitoliamo. Non posso usare le granate là. Però c'è quello che mi blocca la strada. Ok, va bene. Posso sparare alle casse oppure anche questo fa rumore. No, difficoltà massima. No, sai cosa spero che in difficoltà massima? Che ogni stage ti salvi. Perché se devi farti tutti gli stage senza mai morire, è follia pura, eh. Ok, ok, posso... Almeno posso sparare al...
Se sparo alle casse non serve a niente. Vabbè, e allora vaffanculo, eh. Fugo tantissimo. Fugo tantissimo. Ok. Cazzo! Posto. Sì, vabbè, ma io so adesso quanto voi sarete così stronzi. Dai. Ah no? Stavolta no? E allora ne approfitto. Niente. Allora. Niente. Niente. Se passo per di qua invece. Ok. Adesso mi disegnerei come un bestemmiatore di porto. Ma veramente come un bestemmiatore di porto. E tu chi sei? È una barca adorabile. Infatti vola come il vento sulle onde. Cioè tu non hai idea, Stagehard, del mio disagio mentale, emotivo, e di quante bestemmie vorrei tirare. 50 milioni di dollari. Sono un po' a corto di dollari. This escape was going to cost me a lot. Ecco cosa servono i soldi. Così cercare perché nei container? Di solito dove la gente contrabbanda il denaro. Sì, ma io so benissimo che qua dentro allora. Muoviti. Che qua dentro c'è. Ovvio. Ok, allora vediamo quanto tempo ci mette. Veloce. Dai, Jesse. Cazzo. Porca puttana. Là. Almeno qua l'ho fatta. È probabile, ma non me ne frega niente. Beh, se non l'ho svegliato fino adesso. No, è che c'ho... l'ho messa come regola in chat di non bestemmiare. E non voglio essere io quello che la... che la... la trasgredisce. Anche se pur nel vero senso della parola ci sta, eh. Delle volte veramente sono là che... Che la infrange. Però porca puttana, cioè... ci sei andato vicino col bang, eh. Ma molti ci vanno vicini quando usano il bang, perché non me lo aspetto e veramente ti fa saltare in aria. Sì, però qua... no, dai, però, che palle. Vaffanculo. Dottoressa, mi dispiace, ma di necessità virtù. Tanto so che è solo su quelli... Siamo a... e siamo a 50. Fatta. È fatta. Vaffanculo. Però la curiosità di andare a vedere cosa c'è di là. La curiosità è troppa. Marca troia. Tu mi vuoi male, Stagehard. Tu mi vuoi veramente molto male. Tu mi vuoi vedere morto a fine live, ho capito io. Porca Eva. No, Red, non voglio lasciarmi andare. Non voglio lasciarmi andare. Voglio restare ancora puro. Almeno su Twitch voglio restare ancora puro. Comunque poi la nave questa... If only a lightning bolt didn't split her in two. Shit. Why are you giving me back the keys? Io come devo commentare sta cosa? No, dai.
Ditemelo voi. Commentate voi. Come la devo commentare io sta roba? Sapevo che non poteva andare tutto bene, però porca puttana. E adesso? Sì, ma in teoria. Ah, ok. Granata. Diventa il Liquidus. Boia, boia l'orso. Altro che il Liquidus. Anzi, mi faccio anche una pisciatina, va. Posto. Non si sa mai. Via, 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 veloce, veloce, veloce. Ah, vaffanculo, c'era il VC qua. Beh, vabbè, dai. Vabbè, dai. Svuoto il vasino. Boh, posto, fatto. Adesso io ho paura che adesso devo fare un boss rompicoglioni. Mi stanno dando troppe granate. Altri 10 milioni di dollari. Qua invece mi sa che mi passerà la barchetta. Dai. Dai. Proiettili. Catroia. Fuggo. Ah, bastarda, ma sei tornato indietro. Fuggo. Fuggo. Gne. Apri. Non passa. Non passa. Non passa. Non passa. Non passa. Non passa. Allora. Di là ci sono enemy. Niente di utile. Tu sei sospetto qua però, io te lo dico. Ecco, te pareva. Vabbè. Mi stai dicendo che c'è un sottomenu nucleare che ti ha attaccato? Non è semplice, devi salvare. Ci saranno i vasini che... No, i vasini ci sono. I vasini ci sono per questo. Il problema, non so, e non ho provato a vedere se si possono utilizzare. Perché se tu vai dentro un VC ti dice chiaro e tondo che in difficoltà massima, in difficoltà Iron Man, non possono essere utilizzati. Quindi è un bel punto di domanda che non voglio scoprire. Se va, vai a cagare. Preparatevi, che adesso staremo qua tutta la live contro il sottomarino. Vaffanculo, non ci posso credere mai nella vita. Via, 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 via. Comunque, sai, devo provarlo il vasino da notte contro in difficoltà... In difficoltà Iron Man. No, 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 no. La proverò. La proverò, sia chiaro che la proverò più avanti. Perché ora sono curioso di vedere se i pisciatoi qua funzionano. La proverò, la proverò. Perché la curiosità è tanta. Ah, ma forse ho capito. Forse ho capito, non lo posso affrontare. Dai, 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 non posso affrontarlo. E invece lo devo affrontare. Ma il problema è che poi io non posso camminare sui punti in cui lui fa esplodere i missili. Perché i punti dove lui li fa esplodere io non li posso far saltare. Cioè, non ci posso camminare sopra, mi faccio male.
Può essere. Spero. A meno che non devo far così. Oh. Pensavo anch'io. Ho provato a lanciarli le bombe sopra i missili, ma non funziona un cazzo. Oh. Calmi. Mi stai dicendo che questo numero che ti ha attaccato? È quello che sto dicendo. Capisco. E ora hai intenzione di dirmi che hai combattuto invece di scappare? Naturalmente. L'avrei lasciato stare se non mi avesse lanciato i suoi missili. E nessuno mi lancia i missili senza permesso. Ma non ho... Non hai i missili, Red. E questo è il punto. Orca boia, invece me li danno i missili. Cazzo, invece me li danno i missili. Attenzione, interessante risvolto di trama. Ora, c'è da capire una cosa. Quanto danno gli fanno i missili? Mi sono rotto il cazzo. Allora, intanto... Madonna. Santo Dio, non è possibile soffrire così tanto in un gioco del cazzo. Sì, ma non gli faccio un cazzo neanche coi missili. Non gli faccio un cazzo neanche coi missili. E quindi? Come la mettiamo? Sì, erano meglio le granate, assolutamente. Momento, Fatemi provare una cosa. Robert, still there. Ho sentito una storia su come appena... Ma vai a far culo, mi dice questo. Adesso ci provo. Il problema è il fatto che i crateri sono di fuoco, cazzo. E non ci posso più passare. È quello il punto. Devo trovare un'altra barca da qualche parte, sì. Aspetta. Niente. Ah no, si raffreddano dopo. Si raffreddano, avevi ragione, Stay Charge. Avevi ragione. Si raffreddano. Allora è tutto un coso per crearsi lo... Ok, va bene. Ok. E allora facciamo così. Sì, ma quanto cazzo ci mettono a raffreddarsi? Porco il clero! Che cazzo! Ci mette 20 anni a raffreddarsi! Ci provo. Non è facile.
No, star sopra là però. Cazzo, non è facile, ma non è facile. Non è assolutamente facile. Allora, dai. Calma e concentrazione. Cazzarola, che male. Cane. Forse ho fatto una cazzata, invece no. Cazzo, non ho più granate. Aspetta, aspetta. Ma non ci posso credere. Cazzo! Cazzo! Cazzo, mi devo curare! Porco... Non ci arriva i missili da qua! Cristo! Che culo! Che culo! Che culo! My triumph was fleeting. La piattaforma con la sotto il colpo di tutti i missili. No! Scappa! Scappa! Ah. Grazie, grazie. Troppo buoni. Culo! Culo, culo. Non pensate che sia stata bravura. Non è stata assolutamente bravura. È stato culo. Culo. Grazie, grazie, grazie. Bravo me. Culo. E quindi? Ehi Fox, sei lì? Sono qui, Robert. Fox, le munizioni sono 20. Che senso? Stanno mandando tutto quello che hanno al molo. Cosa diavolo hai fatto? Ho solo affondato un sottomarino nucleare. Questo gli insegnerà a non lanciarmi i missili. Stai scherzando? Sono serio. Per fortuna non è armato con testate nucleari. Devono averle tenute a parte per l'operazione Jericho. Parlando di bombe, ho sentito dire che le stanno preparando nell'edificio Omega. Amico, se non li fermi ci sarà un bagno di sangue su scala globale. Non intendo fermarli. Ma chi altri lo farà? Non mi interessa, Robert. Adesso non ho bisogno di essere reclutato da un altro colonnello per salvare il mondo. Adesso ho solo bisogno di salvarmi il culo. GG. E non appena trovo qualcosa, forse anche una gonfiabile piscina, me ne andrò da qui. LOL. Grazie, granata. Porca puttana. Allora, di qua. Sì, no, ma io ho paura di andare a prendere quello. Beh, che ho salvato, quindi sti cazzi. Sento la barchetta! Pam, 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 scappa tantissimo. Benzina! Sapevo io che era utile. No, dai, come cazzo mi hai colpito? Come cazzo mi hai colpito? Cazzo, il lag è bastardo, eh. Salva, va piscia. Adesso che ho capito la vostra utilità, te pare. Porca troia. Ci sono le presenze anche su coso, cazzo.
su a metal. Ok, chi ti pronto soccorso. Ok, lo penso di aver capito che devo fare. Se niente, se io colpisco qua a tutti e due. No, dai, via dalle palle. Mamma mia, che fatica. Tutto per un kit di pronto soccorso del cazzo. Dentro quell'hangar trovai quello che stava cercando per barche per scappare. Certo. C'era un motoscafo Zodiac e un Overcraft. Lo Zodiac era la scelta più veloce, manovrabile sull'acqua. Ma l'Overcraft era più versatile e poteva passare sul terreno dove gli Zodiac non potevano. Che scegliamo? Overcraft o Zodiac? Sinistra o destra? Per intenderci. Destra è l'Overcraft, sinistra è lo Zodiac. Mi affido a voi. Tanto ci andrà a puttane come tutto, quindi Overcraft, ok. Vedo un babysito di Overcraft. Non è proprio scopri che... Scegliete. Carburante o chiave? Stay charge dice chiave. Red? Red non risponde, allora... Stay! Ok, boh. E allora chiave. La chiave per il motore era sparita. È la scelta che... Io avevo trovato la tanica di benzina. Quindi potevo fare il carburante. E o mancava la benzina o mancava la chiave. Bene. Merda. Oh, scelta vostra qui, Non pensavo mi facesse anche scegliere lo Zodiac. Lo so, attento, E mo? Che scegliamo? Proviamo col carburante, ci sta, dai. Il serbatoio era vuoto. Ok, però se io faccio così... Ah, lol. Cozzo, forse magari bastava utilizzare una chiave normale. Vabbè, abbiamo fatto. Sì, però... Ma forse... Cazzo! Forse era meglio l'Overcraft. Cazzo, era meglio l'Over... Cazzo, basta elicotteri, però... Che casino. Cazzo, era meglio l'Overcraft. Ok, calmi. No, calmi. Proviamo. No. Sì, ma l'Overcraft è meglio, però. Sì, ma io dove cazzo la trovo la chiave? Scusatemi, adesso... Dove cazzo la trovo io la chiave? È abbastanza orribile. Ma io dove cazzo... No. Forse ce l'ha... Ah, forse ce l'ha uno di sti stronzi. Bingo! Chiave dell'Overcraft. Easy. E se però con l'Overcraft non possiamo sparare? No, non è questa la chiave. Ok. Vediamo. Ah, no, cazzo. Usare i missili. Ti stai divertendo con sto bang, eh? Ti stai divertendo? Ah, ok, ma c'è il tempo di ricarica, però... Ah, vaffanculo. Ok. Va bene. Lo accetto. Lo accetto.
Non posso ovviamente andare verso la selva. Però è un po' più lento, è già più manovrabile. Almeno quello, eh. Allora, dai, eh. Le bombe! Da vaffanculo. Ma io perché devo soffrire così in un gioco così del cazzo? Spiegatemelo. Perché? Cioè, a me non va bene bestemmiare in un Hollow Knight, in un Soul, in un Blasphemous. Ma perché in sto gioco? Lo so, ho notato che non bisogna stare troppo ai lati. Il problema sono le bombe che lancia. Bene, che mi sono anche beccato la bomba sul muso. No, il boss subacqueo era molto più semplice. Sì, a farmi male mi sto divertendo. Il boss subacqueo era abbastanza semplice, sinceramente, una volta capito il meccanismo. Qua invece, cazzo. No, vabbè, per divertirmi mi sto divertendo un mondo. Le boiate che vengono fuori in sto gioco sono epiche. Ah, ok, forse ho capito. Forse ho capito come fare. Cazzo, però! Ho capito come fare, ho capito come fare. Basta praticamente aspettare che la prima bomba tocchi il... tocchi quasi il terreno ed è fatta, non esplodi. Poi ovviamente arriva il problema, il fatto che cominci a lanciarne 3 in rapida successione. A parte, oltre a restringersi, lui le lancia più velocemente. Tra l'altro. Ho sbagliato io. Qui ho sbagliato tantissimo. Ok. Riproviamo. Un bel trial and error qua. Allora. Fate il contamorti, va. Tanto ormai in sto gioco si è sprecato quante volte sono morto. Là! Sei stronzo! No, siamo a 5, dai. Conto forfettario, siamo a 5. Sei stronzo, cazzo! Allora. Dai! Là! Mamma mia, che lisci però! Non mi sono accorto che c'era la foresta davanti. Che dura la vita in sto cazzo di gioco. Beh, se non avessimo preso l'Overcraft, dovevamo schivare anche le pietre. Allora... tu vai per di là, ok? Ora vai così, ti becco tantissimo. Ok. Dio! Dio, Dio, Dio! Quanto è duro concentrarsi con... No, no! Ti fidi di me, Rose?
Jack, vaffanculo. Che palle. Che palle. A quanto siamo di morti? Tanto per rendermi conto di quanto schifo faccio. Otto. Siamo a 8. Allora, chi prima arriva. Ah, l'ho sparato troppo presto. La La Dai. Fra poco mi mangio il microfono. Fra poco, cazzo. Cioè, è più dura sta roba di quello che abbiamo fatto prima. Bene. Mi piace. Accetto. Sto gioco non fa che migliorare. Dai che lo prendo. Dai che lo prendo. Yes. Troppo presto. Bene, mi piace. Mi piace sentirmi così una merda. Preso. E adesso. E non ho la dashboard sotto mano stesso. No, lo farei il sondaggio. Quante volte morirò? Perché purtroppo non ho ancora attrezzato per avere il terzo schermo o almeno il portatile. Mi serve un portatile. Il problema è... No, il portatile ce l'avrei, eh. Il problema è dove lo metto? Almeno per tenere la dashboard sotto mano. Mi spiace, devo andare, il mio posto è là. E fra poco ne tiro una. Perché ormai sto a sclera. Guarda quanto sei stronzo. Grazie, Stay. Guarda quanto è stato stronzo però, eh. Ce l'avevo fatta. Puttana maiala, ce l'avevo fatta. Ma non mi ha fottuto il bordo, eh. Mi ha fottuto la bomba. Ma ha fottuto tantissimo la bomba. Cazzo. Sì, ma sei una merda. Vai a cagare. Adesso me li lascio. È che praticamente avevo cominciato a lanciare bombe a destra manca. Secondo me è intelligente, ha capito la mia bravura. Dai. Ciao, famo.
Preso tantissimo, in the ass, to. Là. Ok. Cazzo, cazzo! Sono stato là a aspettarla come un banana. Mamma mia, mamma mia. No, troppo no, ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Adesso provo a tampanarlo, Dio caro, senza paura. Dai! No! Mi sono emozionato perché stava andando troppo bene. Mi sono emozionato. Chiedo perdono. L'emozione mi ha giocato un brutto scherzo. Dai, è fatta. No, ci posso credere mai nella vita. Non è più fatta, è finita, basta. No. Madonna, quella buona donna. Dai. Io posso. No, 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 no. Perdere così, porca puttana, mi sta sul culo. No, troppo presto, vaffanculo. È uno. Sterza tantissimo. Ok. 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 No, non si può giocare così, cioè no, no, non si può giocare così. Non si può giocare così. C'è! Era sconfitto! Un corridoietto piccolo, ma vaffanculo, va. Vaffanculo veramente. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Tua madre, quella zozza. Oh. Conto finale, stay charge.
Conto dalle morti. Per curiosità, mille occhi ti stanno guardando, e vaffanculo. Lo scontro con quell'elicottero aveva esaurito il carburante fino all'ultima goccia. Senza carburante il motore si ferma poco dopo. Sono forte. Piranha e coccodrilli provano costantemente a mangiarmi le mani. Sei un coglione, Ma mi è abbastanza fortuna di arrivare a un piccolo molo. Sei certamente un uomo. No, sei certamente un coglione. Blacky, carissimo, come stai? Ti sei letteralmente perso una roba epica. Buonasera, Blacky, buonasera, carissimo. Come mi stai? Tutto bene? Tutto a posto? Se mi senti stanco è perché il buon, e qua il buon Stay Charge, il buon Red Power ti potranno confermare, sono morto 20 volte contro un cazzo di elicottero di merda. Cioè non ci sono parole. Sto gioco è veramente di un'infamata totale. Ma dire infame, cioè un Souls, un Dark Souls per dirti, è una passeggiata. È roba da niente. Che cazzo mi faccio con le canne? È lunga 7 piedi, sì. Mi aggiungo centimetri al cazzo. Ti prego, non uccidermi. Perché dovrei volerti uccidere? Un attimo, non sei uno di quei bastardi. Naturalmente non sono un tipo molto sono un tipo molto simpatico. Esatto. Come dice il buon Staycharge, abbiamo passato 2-3 missioni tra boss, game over, scherzi e qualche bestemmia, che però non si è sentita, ma ci siamo andati molto vicini. No, ma è bastardo sto gioco, va che è veramente bastardo. Non pensavo. È bastardo all'ennesima potenza. Nemici che avrei potuto incontrare più avanti. E cosa potevo incontrare più avanti? Mi parli? Ci famo una canna? No, non vuole farsi la canna con me. Te pare. Lì, nascosto nel mezzo della giungla, c'era un complesso pieno di videocamere. Il livello di sicurezza era elevatissimo, come la residenza di un boss dei cartelli, e capivo il perché. Internamente le ho dette tante, Staycharge. E mi sono lasciato sfuggire un Madonna buona donna. Ma dentro di me non era buona donna. Esatto, l'edificio Omega avrei potuto dire addio a quegli elicotteri. Ma niente di tutto questo importava, perché anche se mostravo già segni di esaurimento, figurati me. Ci vorrei come un'ombra riuscì a passare senza essere rilevato. Come? No, ma come? Come, carissimo? Come cazzo ti chiami, Jesse Fox? Sono curioso. Sono curioso, Di fianco all'albero. Non. The door was locked and chained. There was nobody outside. Complimenti a Blacky Wolf. Complimenti a Blacky Wolf. Metal Gear insegna. Il problema è che adesso devo tagliare la caola. Devo tagliare il tronchese. Perché ora mi serve il tronchese? Sicuramente lo trovo là, La cesoia del. La cesoia del vecchio, bravo, è vero. Hai ragione, la cesoia del vecchio. Vecchio! Mi di le cesoie. No, mi di le cesoie. Dammi quella tronchese.
non me ne frega un cazzo. Now it's mine. Paporello! Ma porello! Wait. Aspetta. The thing that you stole from some defenseless old man. You're a special sort of monster. What? Cosa? No. Esatto, no. L'ho pagata. Quando ho detto che era praticamente un furto in te. Hello friend. Hello Gramps. I want to buy that bolt cutter. But ma è mia, quanto sei disposto a pagare? Ecco dei soldi. Ok. Thank you Gramps. You're welcome, kid. Ok, m'ho fatto. Cazzo se ne va il vecchio. Vabbè, sti cazzi, dai. L'importante... Ma è stata bella la scena, però, eh. Ma è stata veramente bella la scena. Ma è mia, boom! Ma ora è mia. Sì, no, la prima era fantastica. Cristo santo. Non me la fai tirare la bestemmia, Stay Charge. Mettitela via. Non me la fai tirare. Riesco in qualche maniera a mordermi la lingua. Quello che Jesse Fox vuole, Jesse Fox ottiene. Dovresti avere la camera accompagnata da guardie, te pare. Ho bisogno di passare senza essere visto da Mike o dalla videocamera. Quindi, dovevo sbarazzarmi di Mike e andarne senza lasciare testimoni. Ma era complicato. Se la videocamera avesse visto Mike stordito e steso per terra, sarebbe scattato l'allarme. Devi solo spostarlo via dal raggio della videocamera. Ma se Mike non era lì quando la videocamera inquadrava il posto, non sarebbe scattato ugualmente. Qualunque cosa facessi, la videocamera doveva vedere Mike al suo posto. Brutto scenario. Se non fosse un episodio di MacGyver sarebbe impossibile proseguire. Un attimo. Se lo stai dicendo vuol dire che ce l'hai fatta, è corretto? Beh sì, alla fine sono riuscito a ingannare la videocamera. Come? Dimmelo. Come dire? Dimmelo. Se la camera aveva bisogno di vedere Mike, dovevo solo fare una sua... A clone? Yes. The copy was so perfect, Mike's mother wouldn't know the difference. I made the swap when the camera wasn't looking. Ma io no, che senti odore di boiata, Blacky? È una boiata. Ma gigante anche sarà la boiata. Allora, stringa. Grazie. Quindi, aspetta un attimo, fammi vedere. Super di qua invece? Te pare. Vabbè, dai, questo può essere già un po' più semplice. Merda. Non hai detto che l'allarme... You're contradicting yourself. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. Grazie Stay Charge. Bevo tantissimo. No, ho già visto qualche gameplay di Unmetal. Lui sa le boiate che sto gioco può tirar fuori. Allora, qua devo stare attento. Ok. Perché ovviamente se mi contraddico con la mia storia, il sergente mi fa giustiziare. Ok. Cuccio te! Non mi vedi da qua, vero? Yes, ah. Via. Tantissimo. Questa è già più semplice qua, dai. E te pare! Via tantissimo! Yes! Proiettili. Inutili. Uniforme. Ok.
Uniforme. Salvataggio. Quindi, occhio. No. Quindi sarebbe stata utile in seguito per creare un finto Mike. Un momento, Mr. Fox. Non hai indossato tu l'uniforme? Hai avuto la possibilità di togliere l'uniforme a una guardia fin da... Ti rendi conto che avresti potuto passare oltre in qualsiasi momento vestito come un'altra guardia? Quindi dimmi, Mr. Fox, perché no? Perché non volevo diventare uno di loro. Cosa? Sono vestito un travesti... Sempre così, prima ti vesti come loro, poi mangi come loro, dormi come loro, paghi le tasse come loro, finisci alla leggera loro letteratura, recitare le loro poesie e lentamente affondi nel loro sistema finché non ti converti in uno di loro. Non potevo permetterlo. Lo dite tu o lo dite voi o lo dico io? Perché qua bisogna dirlo, Qua bisogna dirlo. Fox! Sei un coglione! Un cazzo di coglione! Un coglione! Un coglione! Puttana maiala! Un coglione! Un cazzo di coglione! Vabbò! Ragazzuoli miei, io mi faccio una pisciatina. E io penso che per stasera la possiamo anche chiudere qua, perché ho già bestemmiato abbastanza, ho infartato anche troppo. Allora ragazzi, che ne pensate di sta... Cioè di... Che ne pensate? No, veramente, ho bisogno di sapere la vostra opinione in merito di sto gioco, che veramente io non pensavo che mi potesse far impazzire così tanto, perché veramente mi sta facendo impazzire anche troppo, porca puttana. A me sta piacendo un botto sto gioco, sì, no, come dici tu, Blacky, è veramente troppo da sganasciare. A me veramente sta piacendo un casino, però mi sta facendo impazzire sto gioco, cioè un Souls è più semplice. No, veramente, cioè, porca troia, cioè, porca troia, non ci sono altri termini, porca troia. Ragazzi, noi andiamo a fare un raidino veloce al nostro carissimo Front Mode. Io ringrazio tutti quanti voi per essere stati qui con me a vedermi bestemmiare internamente, ovviamente, sclerare, smadonnare e impazzire in sto cazzo di gioco. Sono contento che ti sei divertito, StayCharge, sono veramente molto contento. Il mio fine ultimo è quello, farvi divertire, impazzire tantissimo, ma farvi divertire. Noi ci vediamo giovedì con l'Horror Thursday, portiamo Resident Evil, il primo... Il remake. E so che praticamente voi direte che porca puttana, lo portano in tutti, ormai si è visto in tutte le salte. E avete ragione, ma io non ho mai fatto un Resident Evil vecchio stile in difficile. Non mi sono mai azzardato ad andare oltre alla facile. Quindi, oltre a ricordarmelo fin là, il gioco, ci sarà da divertirsi. Ci sarà molto da divertirsi. Fidatevi. Signori, raidino a front e noi ci vediamo giovedì sera. Alla prossima. Ciao.